malattie più strane del mondo. All'undicesimo posto troviamo sindrome del morto vivente. Coloro che sono colpiti da questa malattia credono di essere già morte, di aver perso il controllo di tutto o di parte del loro corpo. Inoltre, oltre che provocare gravi depressioni e istinti suicidi, la sindrome fa credere ai malati di emanare fetore di cadavere o di avere larve sotto la pelle. Al decimo posto troviamo la pica. Di questa malattia non se n'è ancora compresa la causa, ma pare che le persone colpite abbiano un impulso irresistibile a mangiare sostanze non alimentari, ad esempio spazzatura, terra, carta o cera. La nona posizione è occupata dal lupus eritematoso, patologia che si manifesta con la formazione sul viso di un eritema a forma di farfalla. All'ottavo posto troviamo la sindrome di Alice nel Paese delle Meraviglie, o micropsia. Le persone colpite hanno una percezione del tempo, dello spazio e delle forme umane del tutto distorta. Si tratta di un disordine neurologico fortemente invalidante che altera del tutto la percezione visiva e mediamente fa credere che gli oggetti guardati sono molto più piccoli della realtà o molto più lontani. Al settimo posto troviamo la sindrome di Stendhal. Questa malattia è legata ad un'emozione che si prova guardando un'opera d'arte tanto forte da causare disagi fisici come sudorazione e senso di svenimento. In sesta posizione c'è la sindrome di Stoccolma, riguarda il legame che si crea tra reattore e rapito, per il quale la vittima manifesta sentimenti positivi. Succede soprattutto quando la situazione si protrae lungo nel tempo, la vittima si affeziona in qualche modo al suo rapitore fino a giungere all'innamoramento. Al quinto posto troviamo la progeria. Le persone colpite soffrono di un invecchiamento precoce, manifestando, anche se di età giovane, caratteri tipici dei vecchi, osteoporosi, artrite e patologie cardiovascolari. Alla quarta posizione troviamo la tanoressia, da tame che significa abbronzatura, e anoressia. Come l'anoressico non riesce a vedersi abbastanza magro, così il tanoressico ritiene di non essere mai sufficientemente abbronzato, al punto da giungere alla dipendenza da abbronzatura. Al terzo posto troviamo la disfonia spasmodica. L'incapacità di parlare se non sussurrando o in falsetto è dovuta a spasmi che impediscono alle corde vocali di vibrare correttamente. Il difetto scompare se chi ne soffre canta, recita poesie o cambia semplicemente la tonalità della propria voce. Infine, al primo posto c'è la PSS, la sindrome di eccitamento sessuale permanente, un disturbo che porta una donna a vivere di continuo sull'orlo dell'orgasmo, senza potersi calmare, perché anche raggiungendolo l'eccitazione non va via e bisogna ricominciare e ricominciare. Si può arrivare a picchi di 200 orgasmi al giorno, perché ogni vibrazione che il corpo percepisce dal telefono o un semplice treno aumenta il flusso sanguigno ai suoi organi genitali fino a condurre all'orgasmo nei momenti più impensabili. Il fenomeno è estremamente raro, tant'è che non sono stati fatti studi certi su questa patologia, che potrebbe essere scatenata da un'infiammazione o da un'infezione nell'area pelvica che stimola il clitoride, dall'utilizzo di antidepressivi, oppure essere indice di una crisi emotiva. Per il momento non esistono cure. Ed ora passiamo alle fobie. Ataxofobia, paura del disordine. Atazagorafobia, paura di essere dimenticati o ignorati o di dimenticare. Caligenofobia, paura, antipatia, difficoltà nel rapportarsi con le belle donne. Catistofobia, paura di sedersi. Cimofobia, paura, avversione per le onde del mare. Ciberfobia, paura, avversione dei computer o di lavorare al computer. Dextrofobia, paura degli oggetti alla destra del corpo. Endorofobia, paura di provare piacere fisico. Eleuterofobia, paura della libertà. Epistemofobia, paura della conoscenza. Esofotrofobia, paura di specchiarsi, che colpisce principalmente le donne. Eufobia, paura di sentire buone notizie. Eurotofobia, paura dei genitali femminili. Fagofobia, paura di mangiare. Fobofobia, paura di avere paura. Elettrogeniofobia, paura di urinare durante un temporale. Statisofobia, paura di stare in piedi o di camminare. Lamefobia, paura di parlare. Partenofobia, paura delle vergini o delle ragazze giovani. Pendofobia, paura degli orologi a pendolo. Pluorofobia, paura della neve. Sciofobia, paura delle ombre. Tafofobia, paura di vedere i sepolti vivi. Venustratofobia, paura delle belle donne. Verbofobia, paura delle parole. Ablutofobia, paura di fare il bagno. Parentofobia, paura di suoceri. Genofobia, paura del ginocchio. Vallofobia, paura di benci che parlano francese. Bugifobia, paura dell'uomo nera. E infine italofobia, paura di tutto ciò che riguarda l'Italia. E queste sono alcune delle innumerevoli e strane malattie che affliggono l'umanità. E alla luce di quanto riportato, personalmente mi sento molto più sana di quanto pensassi. E voi?